Hello Freaks, oggi vi racconterò una storia misteriosa, una storia che ha fatto molto parlare di sé, persino tra gli esperti. Il caso di Rebecca Zhao è articolato perché ci sono in gioco tante persone e persino una tragedia passata. Vi anticipo già che ci saranno molti volti i cui nomi sono complessi, come anche il loro background. Quindi, se siete pronti per ascoltare questa storia, spegnete le luci, mettetevi comodi e iniziamo. Rebecca Maui Zhao è nata il 15 marzo del 79 a Phalam, sulle Chin Hills del nord-ovest della Birmania, nello stato del Chin. Di origini birmane, quindi, proviene da una famiglia numerosa. Suo padre si chiama Kua In Tang e sua madre Zung Tin Par, conosciuta anche come Pari. Ha una sorella maggiore di nome Mary Zhao Loener, una minore che si chiama Shoem Orwat, che vive in Germania, e una sorella adolescente che si chiama Xina Zhao. Per dovere di cronaca devo riportarvi i nomi completi, ma mi rendo conto che siano difficili da ricordare quanto da pronunciare. Quindi, per riassumere, Rebecca è figlia di Kua e Pari, ha tre sorelle che chiameremo per abbreviazione Mary, Snowem e Xina. Rebecca è una ragazza piena di vita, un po' troppo esuberante, ma di gran cuore. In verità non lo pensano tutti così. Pare che abbia un lato un po' approfittatore e vagamente controllante. È descritta dalla sua famiglia come una persona religiosa. Infatti, come le sue sorelle, è cresciuta attraverso un'educazione protestante. Dopo aver vissuto in Nepal e in Germania, i suoi genitori e la maggior parte dei membri della sua famiglia si trasferiscono a St. Joseph, nel Missouri. Rebecca è legatissima alle sue sorelle e la vita nel nuovo continente non sembra turbarla più di tanto. Si costruisce una vita sociale, degli amici, prosegue con gli studi alla Christian Bible College in Austria. Ma nell'agosto 2009 succede un fatto molto strano. A Phoenix, in Arizona, viene arrestata per taccheggio dopo aver rubato dei gioielli per un valore di $1000 da una catena di grandi magazzini. La ragazza si dichiara subito colpevole, ma non va in prigione. Paga solo una multa di $500 e il tribunale chiude così questo micro reato. Bizzarro, non trovate? Non si sa molto altro sul perché e sul come abbia commesso questo furto e la faccenda lascia tuttora molti dubbi. Ma nonostante questo, continua la sua istruzione e la sua carriera nell'ambito oculistico. Si scopre una sportiva e passa la gran parte della sua vita in Arizona. Pensate che nel 2002 sposa l'allora studente di infermieristica di 36 anni, Neil Nepal, di Scottsdale. Con un buon marito e una carriera da ottica, procede con la sua vita fino a quando non lascia il suo lavoro nel dicembre 2010 e divorzia nel febbraio 2011. Cosa le è successo? Come mai di punto in bianco questi repentini cambiamenti? La risposta forse è da cercarsi nell'anno 2008, quando ancora sta con Napela. Incontra il suo amante, un uomo di nome Jonah Shackney, il quale le cambia la vita. Jonah Shackney è un uomo davvero autoritario, molto potente e ricco. Ha un fratello di nome Adam e lavora alla Medicis Pharmaceutical. La sua posizione è talmente di spicco che lo ha reso il nono CEO più pagato in Arizona, arrivando a guadagnare 6,4 milioni di dollari nel 2010. Ha avuto due matrimoni precedenti. Il suo primo era con una certa Kimberly James, da cui è divorziato e lottato per l'affidamento dei due figli. Dal secondo viene fuori un altro figlio, Maxfield, chiamato da tutti Max, avuto insieme all'ex moglie Dina Romano. Lei è una donna molto colta, empatica, davvero dolce e responsabile. Ama la poesia, i vini pregiati, ha un certo non so che di raffinato e genuino. È stata cresciuta da una famiglia adottiva nella California del Nord. Ma a quanto sembra, non ha vissuto un'infanzia così idilliaca.
Ha una sorella gemella di nome Nina e sviluppa un senso di empatia e calore che la porta inizialmente a lavorare nel settore delle vendite mediche, per poi lasciare il tutto per fare volontariato presso il Southwest Autism Research Center. Si iscrive anche all'Università di Argosy, a Phoenix, per i suoi studi di dottorato in psicologia clinica. Quando si sposa con Jonah, nel 2002, si converte al giudaismo. Appena nasce il loro figlioletto, Max, crea un ambiente sano e stimolante in casa. Cresce anche gli altri due figli del marito, avuti dal precedente matrimonio, e a tutti e tre legge le poesie di Shakespeare e perfino di Pablo Neruda. Li porta spesso in viaggi in Italia e New York, tiene un cassetto di caramelle ben rifornito e organizza giochi spassosi e divertenti tra le stanze della loro grande e lussuosa casa. Pensate che costruisce persino un piccolo palco nel soggiorno, così che i tre fratellini possano suonare la batteria, cantare e improvvisare spettacolini insieme ai loro amichetti. C'è un clima felice tra mamma e figli. Max, essendo il più piccolo, è il più protetto da Dina, essendo egli anche il suo unico e vero figlio. Il piccolino si mostra un bambino vivace, molto sportivo e con una grande energia. Non manca di prudenza, anzi, pare essere molto più attento dei suoi coetanei. In un'occasione felice, Dina lo riprende con un video mentre scherza con la sua sorellastra sul palco del soggiorno, cantando in playback le canzoni di Céline Dion. Dina è contenta, mostra quel video ai suoi amici e alla sua famiglia. Il piccolo appare perfettamente adattato. Un bambino felice e radioso, con molti vantaggi, e con una madre che lo accudisce con tutto il cuore. Ma come sappiamo, quella vita non dura per sempre, e il rapporto che Dina ha con suo marito Jonah cambia per sempre. A quanto pare lui è solito picchiarla e trascurarla, mentre lei cerca di difendersi come può da lui, arrivando persino a soffocarlo una volta. La coppia si divide e l'affidamento dei figli viene deciso al 50-50 tra i coniugi. Jonah però è spesso in viaggio per il lavoro, così Dina è costretta a vedere in particolare suo figlio Max molte volte alla settimana. Questo non le dispiace, ricordiamoci che è il suo unico vero figlio. Gli altri intanto sono cresciuti e prendono le loro strade. Ed è a questo punto che nelle vite turbolente di Jonah, Dina e Max entra la nostra Rebecca Zhao, la quale porterà ancora più scompiglio tra i delicati equilibri della casa. L'intera vicenda parte da una tragedia che ne scatena un'altra. Il primo fatto avviene l'11 luglio 2011. Rebecca già fa parte della vita del suo compagno Jonah ed entra in forte relazione col piccolo Max. Quel giorno, lei, sua sorella Xena e Max sono alla Spreckles Mansion a Coronado, in California, che Jonah usa come residenza estiva. Ad un certo punto, durante quel giorno, il povero Max cade a faccia in giù su una ringhiera del secondo piano. I bambini, si sa, giocano alle volte in modi pericolosi e forse per negligenza non è stato visto in tempo. Riporta ferite gravi, davvero allarmanti. Ci sono danni al midollo spinale e alle ossa facciali, la prima delle quali ha influenzato in modo negativo la frequenza cardiaca e la respirazione. Rebecca, che fa un po' le veci da babysitter, è in bagno in quel momento. Trova Max pochi istanti dopo e Xena, sua sorella, accortasi troppo tardi della tragedia, chiama subito il 911. Max non respira, non risponde a nessuna domanda. Perde sangue e pare incosciente. Viene portato d'urgenza alla Ready Children's Hospital di San Diego. Lotta tra la vita e la morte. Naturalmente i veri genitori, ovvero John e Dina, vengono avvisati dell'accaduto. «Preparati prima di vederlo», le dice Jonah, fuori dall'unità di terapia intensiva. Dina ci prova a prepararsi, ma non ce la fa. Le parole dell'ex marito non aiutano affatto. Max indossa un pannolino, gli hanno messo un collare e un respiratore e un tubo perforato nel cranio per rimuovere i liquidi in eccesso. I medici dicono alla coppia che si tratta di un infarto, ma Dina dirà in seguito quanto segue. Non riuscivo a capire come tutte le ferite fossero spiegate da un infarto. Tutti sperano che quel piccolino tanto dolce si riprenda, ma quanto pare ci sono poche speranze. Dina è disperata, ma anche Rebecca rimane tremendamente sconvolta dai fatti. La seconda tragedia che colpisce quella casa avviene neanche troppo tempo dopo l'orribile caduta di Max.
Il 12 luglio dello stesso anno, il giorno successivo, Rebecca lascia sua sorella Xena all'aeroporto per il suo volo di ritorno nel Missouri. Anche Xena è profondamente turbata dalla notizia, ma prende l'aereo per tornare dai suoi genitori. Dopo averla salutata, Rebecca rimane in aeroporto e va a prendere il fratello di Jonah, Adam. Questo Adam è appena arrivato con un volo da Memphis, nel Tennessee. Ha fatto il più in fretta possibile per assistere il fratello in quel momento così drammatico. Già nell'aria c'è l'idea che il piccolo Max non possa farcela. Quella sera Rebecca, Jonah e Adam cenarono con un amico. Rebecca e Adam tornarono poi a casa di Jonah, mentre lui è in ospedale, al capezzale di Max, con la madre del bambino, Dina. C'è anche la sorella gemella, Nina. E le due, alla vista di quella povera vita martoriata e attaccata alla macchina, non possono che provare una profonda tristezza. I medici di Max stanno ancora cercando indizi per spiegare il suo arresto cardiaco. Nina, allora, va alla villa di Jonah per vedere Rebecca quella notte. Sa che lei e Adam sono lì dentro, ma previene la ragazza prima del suo arrivo. Quando Nina invia un messaggio a Rebecca alle 21:41, non ottiene una risposta. Arriva quindi all'abitazione. È buio. Non si vede molto. Va alla porta d'ingresso e suona il campanello. Ma niente. Suona una seconda volta, ma anche lì nessuno risponde. Bussa alla porta, guarda attraverso il vetro. Sembra non esserci nessuno in casa. Vede l'auto di Rebecca però nel vialetto, ma dopo questi tentativi falliti, decide di tornare a casa della sorella Dina. Intanto la coppia all'ospedale lascia la struttura. Jonah vuole riprendersi e decide di soggiornare in un hotel vicino. Nel frattempo, a casa di Jonah, dove ci sono Rebecca e Adam, si sente provenire una musica ad alto volume, tanto che i vicini segnalano la cosa alle autorità. Ma non sembra che questi abbiano fatto molto al riguardo. Non si sa verso che ora è successo tutto questo, se prima o dopo il tentativo di contatto di Nina. Comunque, la mattina successiva, quindi il 13 luglio, verso le 6:45 del mattino, Adam scopre qualcosa di ancora più terribile. Trova il corpo nudo di Rebecca appeso al balcone, con i polsi e le caviglie legati e le mani dietro la schiena. C'è anche un messaggio dipinto sulla porta della stanza, che conduce al balcone. Le parole recitano: «She saved him. Can he save her?» «Lei lo ha salvato. Lui può salvarla». Non si lascia prendere dal panico e chiama il 911 alle 6:48. Invia un messaggio al fratello Jonah per informarlo della devastante scoperta. Non si sa perché però decide di tirare sul corpo prima dell'arrivo delle autorità. In genere questo tipo di operazioni viene fatto con delle procedure che non intaccano i corpi da tracce di DNA esterne, il tutto per evitare l'ovvia contaminazione della scena. Sta di fatto che l'uomo tira sul corpo e pochi istanti dopo arrivano i medici in casa. Questi tentano di rianimarla, ma già sul posto la dichiarano definitivamente deceduta. Arriva poi la polizia che inizia a fotografare e delineare l'intera area della casa. Come da prassi, tolgono il cadavere per portarlo ad analizzare. Partono le dovute speculazioni. Com'è successo? Chi ha fatto tutto questo? Perché la donna è nuda e legata? Gli investigatori non sono stati in grado di trovare altro DNA sulla scena del crimine, oltre a quello di Rebecca, e il che è alquanto strano. Il sospetto di suicidio fa largo tra gli inquirenti, e al 2 settembre il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di San Diego annuncia formalmente di aver scoperto che Rebecca si è suicidata. Come se tutto questo non fosse abbastanza, già dal 16 di luglio, pochi giorni dopo la morte di Rebecca, il piccolo Max muore per danni cerebrali causati dalla privazione di ossigeno, a causa delle ferite riportate. Il 26 luglio gli investigatori stabiliscono che la morte di Max è anch'essa un incidente, ipotizzando che in qualche modo fosse inciampato quel giorno dal secondo piano. Ma un medico traumatologico, che ha anche esaminato il bambino, prima della sua morte e dell'autopsia successiva, dice alla polizia di non ritenere coerenti le ferite della caduta con l'arresto cardiaco e il gonfiore cerebrale avvenuto successivamente. In pratica, cosa sta suggerendo quel medico? Che molto probabilmente Max potrebbe essere soffocato
fatto prima della caduta. Quindi qualcuno gli avrebbe fatto volontariamente del male. Ma chi? E con questi due casi misteriosi, apparenti incidenti o suicidi, si apre l'indagine. Intanto Jonah e Dina decidono di donare gli organi di Max. Grazie a questo gesto verranno salvate 3 vite. Parlare effettivamente delle indagini è un po' errato, perché se già entrambi i fatti sono stati confermati come incidente e suicidio volontario, c'è ben poco da indagare. Questo però non lo pensano i familiari di Rebecca. Per quanto le analisi dell'autopsia confermino che si tratta di suicidio, ci sono molti aspetti che non quadrano. Il modo con il quale Rebecca è stata ritrovata è particolare e difficile da ricrearlo, in modo autonomo. I nodi fatti alle mani e ai piedi non sono del tutto replicabili autonomamente, a meno che non ci sia stato qualcuno che lo abbia fatto per lei. La scritta sulla porta risulta poi oltremodo enigmatica e pare che faccia riferimento all'incidente di Max. Forse Dina è coinvolta in tutto questo. Il suo alibi però la difende, dato che si trovava con l'ex marito quella sera. Eppure tutto questo risulta oltremodo sospetto. Non ci sono altre impronte digitali. Se si fosse trattato di un assassino, anche tra il più esperto comunque, avrebbe lasciato traccia di sé, anche minima. Com'è possibile che non ce ne siano? Alla luce di queste supposizioni e alle dichiarazioni della famiglia di Rebecca, viene svolta una seconda autopsia sul cadavere della donna. Il dottor Cyril Wetch è l'uomo che l'ha eseguita su richiesta della famiglia. Il dottor Wetch ritiene che le fratture alla gola di Rebecca fossero causate da strangolamento manuale e non da impiccagione. Ha inoltre affermato di ritenere che la morte della donna sia stato un omicidio e non un suicidio. Iniziano i disguidi e i contrasti. Il dipartimento dello sceriffo di San Diego avrebbe compiuto delle inesattezze, come sostiene l'avvocato della famiglia di Rebecca. Il 14 novembre 2011 il dottor Phil si occupa del caso, compresi i risultati di un'autopsia indipendente avvenuta dopo l'esumazione del corpo. L'indagine ha anche generato numerosi podcast, dibattiti web e libri. L'ultimo, quello dell'autrice di San Diego, Caitlin Rother. Uno di questi divulgatori, un ex investigatore privato e scrittore, dichiara: «È una morte molto sospetta. Ho indagato su centinaia di suicidi nella mia carriera, ma non ho mai visto niente di simile. È molto atipico per una donna suicidarsi in un modo così spettacolare. Di solito le persone che si suicidano vanno in posti tranquilli, perché sono tristi. Gli investigatori del caso esamineranno il tipo di nodo che è stato fatto per legarla». Ma tutto questo non verrà fatto con i dovuti criteri. Ci si abbandona alla comoda idea che Rebecca si sia tolta la vita, forse per depressione, dovuta all'incidente del bambino. Mary, una delle sorelle di Rebecca, dirà: «Non avrebbe mai potuto suicidarsi, non era né depressa né frenetica. Le ho parlato poco prima e stava bene. Avevo in programma di chiamare i miei genitori il giorno successivo e di aggiornarmi sui progressi di Max». Loro sono convinti che ci sia qualcosa sotto, ma ormai il caso diviene di dominio pubblico e questo viene bombardato di considerazioni e speculazioni. Jonah, in tutto questo, viene subito scagionato dai possibili sospetti. Stando alle investigazioni, nonostante il suo passato un po' turbolento, non sembra essere collegato né all'incidente di Max né a quello di Rebecca. Eppure i dubbi rimangono. Dina, in tutto ciò, non è in pace. Nutre domande, sospetti e indignazione, che a malapena nasconde. In una serie di interviste esclusive con la rivista Phoenix, Dina condivide i suoi dubbi sull'indagine sulla morte del figlio. Per Dina, questa serie di incubi la porta in uno stato di totale sconforto. È convinta anche lei che la morte di Rebecca non sia stata un suicidio, ma non per questo ne è così tanto dispiaciuta. La considera responsabile della morte del figlio Max. Una fonte riporta tante considerazioni di Dina, rendendola di fatto una figura chiave in questa oscura vicenda. Gli investigatori scoprono questo curioso disguido tra lei e Rebecca. Interrogano la donna su questi fatti e lei risponde: «Sì, è terribile. Hanno detto qualcosa del tipo: è collegato a ciò che è successo a Max. E il mio primo pensiero è stato: cosa state suggerendo? Che qualcuno ha fatto del male a mio figlio apposta? Che qualcuno ha fatto del male a Rebecca? Stavano insinuando qualcosa».
Sebbene lei noti come sia evidente la dinamica accidentale del figlio, comunque non può non notare certe stranezze. La morte di Rebecca è interamente strana, ma non ne menziona più di tanto gli aspetti. Un po' è comprensibile. Dopotutto, è sempre stata una donna molto protettiva nei confronti dei suoi figli, per cui è logico come la sua mente sia proiettata di più su Max e meno su Rebecca, con la quale è evidente che c'era stato un pessimo rapporto. Sul tragico incidente del piccolo Max, Dina non pensa che gli investigatori della polizia di Coronado abbiano controllato a fondo la villa alla ricerca di indizi e che abbiano interrogato correttamente la sorella di Rebecca, Xena, come testimone. Ricordate di come Rebecca quel giorno in cui il piccolo inciampò si trovava in bagno? A quanto pare non era vero, era Xena che si trovava nella doccia, ma gli investigatori non avevano controllato se Xena avesse o meno i capelli bagnati quel giorno. Edina non ha mai avuto una risposta chiara al riguardo. Inoltre vi ricordate di come Rebecca fosse una ragazza sportiva? A quanto pare ha raccontato a Dina una volta di come fosse un'esperta di jiu-jitsu. Dina allora sospetta che forse Rebecca abbia dimostrato, per così dire, la sua maestria in un modo non giocoso. Per lei è assurdo che suo figlio fosse finito da solo in quel precipizio dentro casa, perché sostiene: so che aveva il giudizio, il carattere e l'abilità per non volare via da una ringhiera, quindi penso che abbiamo molta strada da fare. È stato davvero difficile stare zitti e non dire nulla. Penso ancora che Max sia una mia responsabilità. È ancora mio dovere scoprire cosa gli è successo realmente. Solo perché non è più qui con noi, non significa che questo non sia più il mio lavoro. La tenacia di questa donna lascia tutti a bocca aperta. Non viene mai organizzato un processo e ci sono ancora troppe cose che non quadrano. Oltre agli interrogativi legittimi sul come siano accaduti entrambi i fatti, adesso, per tutte le persone che si sono interessate al caso, sorge una domanda spontanea. Perché Dina e Rebecca non si piacevano? Che cosa c'è dietro? Per comprendere questa cosa bisogna tornare indietro nel tempo, quando Max ancora respirava. A quel tempo il rapporto iniziale tra Dina e Rebecca inizia nel migliore dei modi. L'ex moglie di Jonah vuole semplicemente conoscere la sua nuova compagna, essendo così protettiva nei confronti del suo unico effettivo bambino e consapevole del pessimo carattere dell'uomo. Le donne si conoscono nel modo più cordiale possibile. Rebecca si reca spesso a casa di Jonah perché oramai sono una coppia fissa. Dina è ancora ignara del fatto che Rebecca sia sposata e non sa molto del suo passato. Decide allora di approfondire le conoscenze di quella persona, che inevitabilmente avrebbe fatto parte della sua vita. Spiegherà che voleva soltanto incontrare questa donna, che si sarebbe poi occupata di suo figlio. Rebecca e Dina vanno addirittura in uno Starbucks di Scottsdale nel settembre del 2010. È un incontro amichevole, parlano del più del meno. Dina ricorda: mi ha detto che si chiamava Rebecca Zhao. Ha detto che era molto legata alla sua famiglia e che discendevano dai veri birmani, il che è stato interessante. Mi ha mostrato le foto di diversi membri della sua famiglia e ha detto che ha lavorato in un centro di LASIK. Eppure percepisce qualcosa che non va. Un po' curiosona, va a cercare informazioni su di lei attraverso internet, ma non trova niente a nome di Rebecca Zhao. Si confronta con Jonah, il quale le dice che si chiama proprio così. Non può certo insistere sulla questione, sarebbe stato troppo scortese e ridicolo, dato che avrebbe dovuto chiedere maggiori informazioni sia sul suo ex marito che a Rebecca stessa. In merito dichiara in una fonte: se chiedi un controllo dei precedenti, la gente penserà che sei paranoico o invasivo. Non hai il diritto legale di saperlo. Decide allora di far passare del tempo e di tenere le sue preoccupazioni per sé. Scopre molto dopo, infatti, che il nome legale di Rebecca è Rebecca Nelapa. Porta il cognome del marito, da cui a quanto pare stava divorziando. Ma questo non l'aveva mai menzionato. Da lì scopre come fosse stata accusata di taccheggio in una filiale di Macy's e questo inizia ancora di più a insospettirla. Nel frattempo la tensione tra i due si fa palpabile, tanto che anche Max inizia a percepirlo.
Quella casa così giocosa e piena di vita, da quando è subentrato il divorzio e Rebecca, si sta trasformando in un brutto ambiente. Una volta, racconta Dina, Max è inciampato durante una corsa e ha iniziato a piangere in un modo inconsolabile. Per Dina è un po' uno shock, perché per lei è un comportamento insolito per un bambino così atletico e sicuro di sé come Max, che ha giocato in un campionato di calcio con bambini di 2 anni più grandi di lui. Max stava cambiando e non riusciva a spiegarselo. Racconta, inoltre, quanto segue. John ed io stavamo cercando di consolarlo, e poi Rebecca si è avvicinata, intromettendosi. Ha fotografato Max mentre piangeva, il che era davvero strano. Le sue preoccupazioni però non finiscono qui. Scopre che Max improvvisamente diventa nevrotico nei confronti del cibo. Lui, che da sempre è stato un mangiatore vorace, noto per immergersi generosamente nel cassetto delle caramelle, adesso mangia poco o niente. Dina sospetta che dietro tutto questo ci sia lo zampino di Rebecca, anche perché sa che lei è una fanatica del tenersi in forma. Pensa che stesse microgestendo la dieta di Max, che abbia messo sotto sorveglianza il cibo. Il profilo di Rebecca quindi si avvolge sempre di più di un'aura di mistero, dubbi e troppe considerazioni. Ma i fatti parlano da sé. Lei non c'è più, e neanche Max. Di chi è la colpa di tutto questo? Nonostante questi retroscena che vedono Dina e i trascorsi di Rebecca come punti cardine della vicenda, ad un certo punto si prende maggiormente in considerazione il fratello del marito Jonah, ovvero Adam, colui che era con la vittima la sera prima del ritrovamento. La famiglia di Rebecca lotta costantemente per difendere la memoria della figlia e crede fermamente che non si tratti di suicidio. Critica più volte l'intervento iniziale delle forze dell'ordine e arriva ad assumere un avvocato che sostiene: questo sarebbe il primo caso nella storia del mondo in cui una donna si è uccisa in questo modo. È ridicolo, a prima vista. Adam effettivamente risulta essere l'ultima persona ad aver visto Rebecca e il primo ad averla ritrovata. A febbraio 2018 inizia un processo contro di lui, dopo varie manovre legali. È accusato di aver colpito Rebecca alla testa per aggredirla, prima di legarla, e poi spingerla dal balcone. Dato che l'incidente di Max risulta essere un fattore determinante, la famiglia di Rebecca afferma ancora che è stata uccisa per vendicarlo, mentre altri sostengono che il suo dolore per le ferite riportate dal bambino l'abbia portata a commettere il gesto estremo. Testimoniando in sua difesa, Adam risponde che non è affatto vero. Il 4 aprile 2018 i giurati decretano che Adam Shackney è responsabile della morte di Rebecca Zhao e assegnano 5 milioni di dollari alla sua famiglia. Adam giura che farà appello, mentre una delle sorelle di Rebecca, Mary, spera che questo Adam affronti accuse penali. In verità tutti i membri della famiglia sperano che quest'uomo venga punito con ancora più severità. Ma il caso non è affatto risolto, tanto che al 16 aprile 2018 lo sceriffo che al tempo si era occupato del caso riapre una nuova revisione, che però si conclude il 30 novembre dello stesso anno. Le ultime informazioni su questo caso danno l'idea di una questione tutt'altro che conclusa. Nel febbraio 2019 Adam parla ai media dicendo che sebbene non portasse rancore, non avrebbe sprecato il suo tempo uccidendo Rebecca Zhao. Questo però non fa che aumentare l'odio nei confronti dei familiari, che nell'agosto del 2019 offrono una ricompensa di 100.000 dollari a chiunque consegni delle informazioni che potrebbero portare all'arresto e alla condanna a morte di Adam. A marzo 2021 si lavora ancora per vie legali, nel tentativo di sbloccare il caso, ma allo stesso tempo di discutere i ruoli e le responsabilità di tutti quanti i soggetti della vicenda. C'è ancora molto da fare, e i misteri rimangono tuttora. La scritta sulla porta, il modo con il quale Rebecca è stata trovata legata, l'incidente di Max, i dissapori con Dina. Ma per il momento sono costretta a dirvi che questa è la fine della storia di Rebecca Zhao. E questo è tutto per oggi, Freaks. Fatemi sapere che cosa ne avete pensato della storia e se la conoscevate. Fatemi sapere inoltre nei commenti quali sono le vostre teorie al riguardo, se pensate che Rebecca sia la responsabile della morte del piccolo Max, se si sia trattato di un incidente e di un suicidio, o se pensate che all'interno della famiglia si nascondano altre verità.
Come sempre, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale per raggiungere la nostra community di freaks. E con questo vi dico, al prossimo video. Chiudete bene le porte e fate attenzione al vostro entourage. Tra di loro potrebbe in effetti nascondersi il vostro futuro assassino. Buona vita!